Do la parola alla vice sindaca di Alpignano, assessora alla legalità, Anna Maria Scriba. Bentrovati a tutti, soprattutto ai ragazzi. Mi unisco ai ringraziamenti e ai saluti dei sindaci, però in questo momento voglio porre l'attenzione su questa giornata particolare che nasce grazie all'Idea di Libera di Don Ciotti e al risultato che ha portato questa giornata, e cioè il raccogliere quasi un milione di firme tra il 1995 e il 1996 per una proposta di legge che era quella appunto del riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Vi dico questo perché? Perché fin dal nostro insediamento come amministrazione ci siamo messi in cammino sulle strade della legalità, tra virgolette, accompagnati dall'Associazione Calabresi Alpignano e Caselette e dall'Istituto Comprensivo di Alpignano. E strada facendo, in questo cammino, in questa salita, ci siamo uniti ad altri compagni, che sono quelli a cui l'amministrazione comunale ha assegnato appunto i beni confiscati alla criminalità sul nostro territorio. Ed è per questo che oggi ho il piacere di avere qua su questo palco, al fondo di questa scalinata della legalità, i rappresentanti di queste associazioni che hanno visto assegnarsi attraverso un percorso complicato questi beni confiscati alla criminalità. Arci Valle Susa, la famiglia Polesana, spero di averlo detto bene, e la cooperativa Frassati. Vedete, questo è un fondamento della legislazione italiana, perché non è scontato che in tutti i paesi, soprattutto dell'Unione Europea, in quei tempi, parliamo del 1996, ci fossero leggi di questo tipo. Seppure emanata in momento emergenziale, comunque la legislazione italiana ha fatto da capofila per questo tipo di repressione sul territorio della criminalità organizzata, perché prima questi beni sequestrati alla criminalità organizzata rimanevano inusati, spesso poi avevano un degrado e quindi non erano utilizzabili. Con questa intuizione invece, e grazie alle amministrazioni virtuose, si è percorsa questa strada di assegnare ad associazioni, a cooperative questi beni che li hanno riutilizzati per fini sociali. Da noi forse questa realtà è meno visibile, ma in Meridione, e penso che il dottor Lumia potrà dircelo, queste realtà ormai sono più che fiorenti. Perché? Perché in Meridione spesso vengono anche confiscate delle imprese o comunque dei territori che poi vengono dati appunto per la coltivazione, per creare appunto un prodotto che viene immesso sul mercato. Lo dico ai ragazzi perché credo che sia formazione, ed è giusto, sono qui per formazione ed è giusto che sappiano anche queste cose, e quindi lascio la parola a Chiara perché ci presenti gli assegnatari di questi beni. A dopo, sindaca piccola, vi ringrazio per essere qui e ringrazio soprattutto le dirigenti scolastiche che sono sempre attente a questo tema importante della legalità. Grazie. Grazie alla vice sindaca Anna Maria Scriba.